Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere quali sono le energie che tira fuori questa luna piena in Cancro del 27 dicembre. Allora, parliamo della nostra casa, inteso proprio come il nostro focolare domestico. Sarà la protagonista in questa luna piena in Cancro del 27 dicembre, chiamata anche luna fredda per il fatto che è il mese dell'anno con la temperatura più bassa. Allora, col fatto che la luna si trova in Cancro, quindi appunto orientato sulla famiglia, rappresenta il modo perfetto con cui concludere l'anno. Potreste avere la sensazione di aver visto i vostri familiari un po' troppo negli ultimi tempi, così come la vostra casa, il vostro compagno, oppure al contrario, potreste sentire di aver cucito legami più profondi con le persone e le cose più vicine a voi. In ogni caso è il momento giusto per fare tesoro dell'esperienza accumulata in questi ultimi 6 mesi, per entrare con le idee chiare su cosa è davvero per voi la famiglia, la casa, le persone care e il modo in cui vivete. Vediamo adesso però segno per segno come influisce questa luna piena in Cancro. Allora, Ariete, grazie all'intensità di questa luna potreste decidere che la vostra casa e i vostri cari sono la cosa che conta di più. Potreste anche sentirvi attratti da uno stile di vita diverso dal vostro o da un'unità familiare che non è quella tradizionale. Le cose possono sembrarvi estreme, molto intense. Quindi attenzione a non mostrare tutto ad un tratto le attenzioni alla vostra famiglia o a fuggire da loro, come se aveste la sensazione che vi hanno prosciugato le energie. Questo può essere l'inizio di una nuova fase in un contesto a voi familiare. Toro. Una certa situazione familiare potrebbe arrivare alla risoluzione o ad una svolta decisiva. Dopo essersi trascinata per lungo tempo, è il momento giusto per dire quello che pensate, soprattutto se nell'ultimo periodo vi siete sentiti ignorati o non ascoltati. Queste emozioni intense causate dalla luna possono migliorare o distruggere, quindi fate attenzione a quello che dite e soprattutto a quello che fate. Potrebbe esserci il rischio di avere problemi durante un viaggio, quindi se avete un programma assicuratevi di organizzare tutto nei minimi dettagli. Gemelli, l'influenza della luna vi farà apprezzare particolarmente il potere del denaro, soprattutto spenderlo. Tra l'altro, visto che dicembre è un mese dedicato agli acquisti, attenzione a non esagerare nelle spese. Con gli amici e la famiglia quello che conta davvero è il pensiero, quindi puntate sulla creatività piuttosto che nello sfoggiare troppo lusso. Cancro, sarete il segno più colpito e questo potrebbe portarvi a un piccolo esaurimento. Tendenzialmente siete le persone che cercano di allegrare gli altri, rendere la vita più facile, diciamo quella domestica, ma questa luna potrebbe portare un sovraccarico e indurvi ad esagerare, soprattutto se sentite che i vostri sforzi non vengono del tutto apprezzate. Quindi fate un bel respiro e prendetevi un po' di tempo per voi, riorganizzatevi, rilassatevi, fatevi aiutare da qualcuno per portare a termine i compiti più essenziali, perché vi aspetterà un nuovo anno scintillante. Leone. Solitamente vi piace essere l'anima della festa, ma questa luna potrebbe farvi essere più riflessivi, bisognare di trascorrere più tempo da soli e sentire la necessità di voler più spazio per voi stessi. Questo è un ottimo momento per mettere in ordine i vostri pensieri e di fare dell'auto, comprensione emotiva. Perché potreste sentirvi molto sensibili e vulnerabili. Se c'è qualcosa che avete tenuto represso negli ultimi 6 mesi, ora potrebbe aver bisogno di una valvola di sfogo. I sogni potrebbero sembrarvi molto realistici, molto vividi. Questi sogni sono terapeutici per aiutarvi nel liberare le vostre emozioni inespresse. Vergine, sentirete particolarmente forti legami di amicizia, soprattutto quelle che ritenete essere per voi parte della famiglia.
È il momento giusto per prefissare degli obiettivi da raggiungere in squadra e potreste sentire anche il bisogno di ripulire la vostra vita sociale e di interrompere alcuni rapporti. State entrando in una nuova fase dove le vostre opinioni, i vostri desideri e aspirazioni potrebbero cambiare. Nei prossimi mesi potreste sentirvi spinti a cercare contatti con persone più affini a voi che condividono le vostre idee, eccetera. Vediamo adesso la bilancia. La vostra carriera si troverà sotto i riflettori. Potreste accorgervi che il vostro ruolo lavorativo è più importante di quanto immaginavate e che meriterebbe maggior riconoscimento, sia sul lato economico che per il titolo che ricoprite. Se non vi sentirete gratificati abbastanza, potreste decidere di cambiare lavoro, magari optando anche per un'attività completamente diversa. Scorpione, potreste avere l'impressione che la vostra vita abbia raggiunto l'apice. Potrebbe essere un trasloco, una ristrutturazione, una realizzazione di un progetto al quale lavorate da tanto, oppure ancora una risoluzione di una pendenza legale che vi pesava da tanto. Potrebbe darvi la sensazione che la vostra esistenza sia entrata in una nuova fase più felice. Allo stesso tempo, interiormente c'è la possibilità che arrivate ad una comprensione più profonda di voi stessi e che superiate una paura che da tempo vi bloccava. Avrete l'impressione di aver trovato il vostro posto nel mondo. Sagittario, sentirete la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita. Potreste sentire la necessità di prendere denaro in prestito per acquistare o trasformare la vostra casa. Ricordatevi che questa luna va in profondità, quindi cercate di evitare soluzioni poco chiare, muovetevi con cautela, lasciate da parte l'impulsività e la superficialità. Scegliete percorsi sicuri perché così facendo il cambiamento andrà bene, anche se ci vorrà più tempo di quanto voi vogliate. Capricorno, le relazioni possono essere per voi fonte di gioia e problemi. Con una vibrazione emotiva così forte potreste ufficializzare una relazione, esprimere il vostro amore che tenevate magari inespresso, oppure farvi rendere conto che non sei in sintonia come pensavi con una determinata persona e quindi farti decidere di cambiare strada. I rapporti più vicini potrebbero richiedere qualche riparazione in caso ci fosse stata una rottura. Potreste avere anche delle intuizioni riguardo a dei rivali o dei nemici di lunga durata. Acquario, potreste decidere di affrontare un problema di salute che avete trascurato da tempo e di modificare la vostra dieta, di rimettervi in forma, insomma, di guardare un po' di più il vostro aspetto, il vostro benessere. Ci potrebbe essere la possibilità di trovare un nuovo modo di lavorare o l'occasione di aggiudicarvi un ruolo più gratificante. Il ruolo della luna potrebbe anche farvi aprire gli occhi riguardo al fatto che avete bisogno di prendervi una pausa dalla routine troppo ripetitiva. Quindi cercate di prendere delle distanze da questa routine e, senza lasciarvi sopraffare dalle emozioni, riservate più tempo alla cura di voi stessi. Pesci. Se ultimamente vi siete dedicati a un obiettivo ben definito, esempio fare funzionare un rapporto oppure avere un bambino, potreste finalmente vedere dei risultati positivi. Perciò questa luna piena sarà all'insegna del divertimento, anche se sarà opportuno che non vi lasciate troppo andare dalla foga del momento, considerata l'amplificazione delle emozioni, sia che si tratta di un progetto creativo, sentimentale o finanziario. Questa luna piena suggerisce di chiudere le questioni in sospeso entro il 2023, in modo da iniziare il nuovo anno senza portarvi dietro vecchie zavorre. Quindi questo, diciamo, è quello che astrologicamente
porta questa ultima luna piena del 27 dicembre nel segno del Cancro. Andiamo adesso a vedere le energie. Quindi vediamo quali sono le energie che tira fuori questa luna piena del 27 dicembre. Allora, abbiamo la carta numero 1. Vi dico anche i numeri perché potrebbero essere importanti per voi. E non per niente qua parliamo di antenati, parliamo di famiglia, di sopravvivenza, di morte e di culto. Nel senso, questi sono ovviamente i significati chiave. Allora, cosa significa? Prima di tutto qua parliamo degli antenati, quindi della famiglia. Vi sentirete, come dire, richiamati a scoprire qualcosa del passato, magari anche su di voi, sui vostri genitori, sulla vostra famiglia, o comunque del vostro passato, perché questo probabilmente è qualcosa di molto importante per voi. Vedo che potrebbe darvi una soddisfazione, diciamo, in questo lato. Vediamo adesso le altre carte, così anche da capire in generale. Quindi qua abbiamo due carte. C'è il carro con il Cancro. Pensavo di aver detto il Cancro, ok, però il Cancro è veramente molto forte, e il giudizio con lo Scorpione. Poi vediamo quali sono le energie che tira fuori questa luna piena del 27 dicembre. Allora, c'è anche il Fante di Spade con tutti i segni d'aria, Bilancia, Vergine e Gemelli. Vediamo ancora l'energia che tira fuori questa luna piena. La luna piena in Cancro del 27 dicembre. Luna piena in Cancro. C'è la carta del 6 di denari con il Toro. Vediamo anche l'oracolo dei sentimenti e poi voglio prendere anche messaggi d'amore. Qua c'è l'insicurezza. Qua abbiamo la coerenza, poi abbiamo offerta, litigi, vediamo se riesco a farle stare, benessere, coraggio, i messaggi d'amore, sono confuso, devo pensare a me stesso. Allora, questa è l'energia che tira fuori questa luna piena. Allora, quindi tenendo conto anche di quello che ho detto dei segni, ok, vedo che voi vi sentirete, come dire, di tirar fuori qualcosa del passato, quindi magari anche vecchie amicizie, magari potrebbe essere anche che qualcuno si faccia vivo, con la quale magari avete chiuso o avete messo da parte, cioè o si è messo in disparte. O magari che voi volete farvi sentire con qualcuno che non sentite da tempo, o magari di riaprire vecchie questioni che avete messo, diciamo, da parte. Vedo un aprire vecchi discorsi o vecchie cose, vedo la curiosità, vedo il pensiero di esplorare queste cose, che parliamo del passato, che potrebbe essere di un passato molto passato, comunque un recente passato, e vedo che questo appunto può portarvi della soddisfazione, anche perché ci sono delle insicurezze in voi, e probabilmente sapere queste cose vi crea anche una sorta di certezza, diciamo, riparlare con una persona che non avete più parlato, ricucire un legame o riaprire discorsi che avete lasciato in sospeso. E vedo anche che ci sarà, sembra che voi volete offrire qualcosa a qualcuno, nel senso, per molti di voi magari possono sentire di fare questo gesto, questo regalo o questi auguri, visto che siamo vicino a queste feste.
magari, visto che c'è stato magari una situazione di litigio, di distacco, eccetera, magari vorrete provare a fare questo gesto per placare questi litigi, per avere un senso di benessere, e vi sarà richiesto del coraggio per fare questa mossa, e anche perché comunque per tempo forse siete rimasti sempre sul dubbio o comunque non avete fatto nulla e quindi non sapete se è giusto farlo o meno, però sembra che voi siete intenzionati proprio a questo. Effettivamente qua siete confusi, c'è della confusione, non sapete anche voi, c'è l'insicurezza, la confusione, devo dire che non sapete bene come magari parlare con una persona, che cosa dire o quale primo passo fare eventualmente, anche perché nell'ultimo periodo può essere innanzitutto che tu stai cercando di pensare a te stesso, ma può essere anche magari che questa persona ha pensato un po' di più a se stesso, e quindi questa cosa ti può dare un po' di confusione. Vediamo ancora quali sono le energie che tira fuori questa luna piena del 27 dicembre in Cancro. Quali sono le energie? Allora, c'è il 3 di denari al rovescio, il 5 di coppe al rovescio. Quali sono le energie che tira fuori la regina di bastoni, il 7 di spade e abbiamo il re di bastoni. Molto forti anche i segni di fuoco, Ariete, Sagittario, Leone, che prima non li ho visti, qua i segni di fuoco sono molto molto forti, ma anche i segni d'aria. E oltre al toro che ho visto prima, vedo anche la Vergine. Allora, quali sono queste energie che tira fuori? Innanzitutto qua vedo due persone che potrebbero avere appunto un segno di fuoco, appunto Ariete, Leone, Sagittario, oppure vedo due persone molto passionali, due persone molto attraenti, due persone determinate, che piacciono anche molto. Allora, potreste essere appunto una coppia, e vedo forse che tra di voi c'è stato quasi un accavallarsi. Allora, vedo che qua c'è stato, diciamo, una non collaborazione, cioè non siete riusciti a scendere dei compromessi, e forse per questo che volevate, vedo una sorta di prevalenza, che qualcuno vuole prevalere sull'altro, però senza farsi vedere. Cioè, vedo quasi una sorta di conflitto, di qualcosa che si vuole vincere a tutti i costi, diciamo, però senza farsi vedere, senza farlo forse apertamente. E vedo anche che una sorta di delusione, dove forse per molto tempo siete stati, diciamo, focalizzati su qualcosa che non è andato bene, vedo che adesso quella cosa che ha pesato per tanto tempo non inizia a pesarvi di meno. Vedo una sorta di liberazione da questa non collaborazione, vedo che voi sarete più forti, vedo proprio del coraggio. Andiamo ad approfondire, perché c'è il 3 di denari al rovescio. Ok, qua abbiamo l'elefante di denari, 10 di coppe, gli amanti tutti a rovescio con il re di coppe. Quindi qua i segni d'acqua sono molto forti, acquario, scorpione e cancro, molto molto forti, e il gemelli lo vedo anche, e tutti i segni di terra, quindi oltre al toro e la vergine vedo anche il capricorno. Allora, devo dire che voi rientrate, diciamo, nel vostro potere delle emozioni, quindi riuscirete a rimanere in controllo delle vostre emozioni, anche perché avete delle emozioni vere e sincere, e vedo che
Non volete più focalizzarvi su qualcosa che è andato male, cioè sembra proprio voi che vi siete rialzati da una sorta di delusione che avete avuto, da una disconnessione che avete avuto, magari vi siete anche lasciati con un rapporto che non è andato bene. E quindi vedo che adesso voi siete rientrati in controllo perché non c'è stata una collaborazione, non c'è stato il giusto compromesso tra di voi e adesso avete trovato, diciamo, l'equilibrio, troverete finalmente l'equilibrio. Vediamo perché c'è il 5 di coppe al rovescio. Mamma mia, allora, c'è la ruota. Questa la devo prendere perché la vedevo. C'è il 2 di spade. C'è il 3 di spade a fondo mazzo. Mi sono volate anche queste tre carte separatamente. Il 4 di bastoni a rovescio, il sole e il 6 di denari, tutte a rovescio. Devo dire che vedo il leone molto forte. Allora, sì, sembra che voi volete dare una svolta a questo dolore che sembra che per molto tempo vi ha tormentati e sembra che voi volete bloccare questo dolore, volete bloccare quelle sensazioni che per tempo, diciamo, siete stati per tempo, diciamo, lì a piangerci sopra quasi, come se cercavate di capire cosa è andato storto, perché, come fare. Vedo che adesso non volete più piangere, diciamo, lì sopra, volete cambiare, volete chiudere una situazione di dolore molto forte, perché questa cosa vi ha causato veramente tanto dolore, tanta instabilità, tristezza. E vedo che non vi ha portato a niente, cioè comunque tutta la vostra sofferenza che avete dato a quella situazione non vi ha portato a niente se non che tanto dolore. E quindi vedo che voi, come dicevo prima, riprenderete il controllo delle vostre emozioni, chiuderete definitivamente con questo dolore che vi ha tormentato per molto tempo. Vediamo perché c'è la regina di bastoni. Qua c'è il 7 di coppe con il fante di coppe. Allora, sì, devo dire che voi riprenderete il controllo. Vedo che avete molte opzioni da scegliere, da fare. Vedo che voi avete un sacco di progetti, di sogni, di desideri e non vedete l'ora di realizzarli. Siete addirittura, ne avete così tanti che avete la confusione, non sapete da dove partire, quale scegliere. E vedo che quindi avete messo praticamente una pietra sul passato doloroso e volete riaprire qualcosa di nuovo. E anche se adesso siete confusi su che cosa iniziare, ma vi vedo assolutamente molto decisi e diretti. Volete riprendere il vostro potere. Vediamo perché c'è il 7 di spade. Perché c'è il 7 di spade? Qua abbiamo il cavaliere di coppe, al contrario, con l'8 di denari. Vedo che voi volete mettere dell'impegno per quanto riguarda una situazione che non vi è stata chiara. Forse voi non avete messo abbastanza impegno, forse su una relazione. Sì. Allora, qua può essere il fatto che o per anche voi non avete fatto questo gesto, diciamo, non avete messo dell'interesse, delle emozioni su qualcuno e quindi adesso decidete di dedicarvi anche voi a questa persona, volete mettere questo impegno dove nell'ultimo periodo non c'è stato. Sembra che sì, voi stessi, diciamo, avete anche agito contro voi stessi. Vedo una cosa del genere. Perché c'è il re di bastoni? Mamma mia, abbiamo di nuovo il fante di coppe, qua si intravede l'8 di denari di prima. Qua abbiamo queste due carte al rovescio, il 3 di coppe e la giustizia. Ok.
C'è qualcosa che non è andato secondo i vostri piani? C'è qualcosa che vi ha dato dell'insoddisfazione? C'è qualcosa che non vi ha soddisfatto per niente? C'è dell'ingiustizia? E vedo che voi, proprio per via di queste cose che sono state fatte magari alle spalle vostre, possono essere una o più persone, insomma, voi non riuscite più a stare in quell'ingiustizia, c'è qualcuno che ha agito male nei vostri confronti, uno o più persone, e quindi vi vedo che voi, cioè, volete mandare via quelle situazioni lì, e vi vedo essere direzionati non più in queste cose che per molto tempo vi ha ossessionato e vi ha fatto star male. Vedo che voi state spostando il pensiero su altre cose, e magari anche sul lavoro, comunque sui vostri progetti, desideri, eccetera, e questa cosa non vi tocca più, e non volete soprattutto farvi più toccare da certi argomenti, da certe situazioni, perché per molto tempo vi hanno ossessionato e avete capito che non ne vale la pena. Vediamo ancora che cosa porta questa luna piena del 27 dicembre, la luna piena in Cancro. Allora, c'è la volpe, l'ancora, il veliero e la lettera. Quindi i numeri sono 14, 35, 3 e 27. Allora, cosa porta fuori? Innanzitutto vedo finalmente che voi vi farete furbi, userete una strategia per avere una stabilità. Vedo che voi, questa strategia sarà proprio quella di allontanare sia i pensieri che le energie su quella situazione, su quella persona, su quelle situazioni lì. E vedo che voi riuscirete ad allontanarvi. Allora, tra l'altro vedo della comunicazione, messaggi, chiamate, lettere, c'è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione. Probabilmente voi saprete anche dire qualcosa di... saprete parlare bene, saprete parlare astutamente per quanto riguarda una situazione, e vedo che questo vi darà una stabilità e farà anche in modo che le persone intorno a voi credino a voi. Qua vedo tante situazioni, quindi cercate di incastrare queste parole nella vostra situazione. Vediamo adesso i consigli degli oracoli. Quali sono i consigli? Ah, volevo ricordarvi che tutte queste carte le potete acquistare, trovate il link in descrizione del video e nel primo commento in evidenza. Vediamo quali sono i consigli degli oracoli da attuare per questa luna piena in Cancro del 27 dicembre. Abbiamo la carta numero 48, equilibrio, radici, la carta numero 12, inganno, la delusione, e la carta numero 21, raccolta abbondanza. La prima cosa che vedo e che potreste vedere molte volte i numeri a specchio, ad esempio 12 e 21, quindi potreste vedere molto spesso queste combinazioni di numeri, numeri a specchio. Il consiglio qua è quello di trovare il vostro equilibrio, le vostre radici, la vostra stabilità, e vedo che voi col re di coppe voi entrerete in equilibrio soprattutto le vostre emozioni, quindi non sarete più instabili emotivamente, e vedo anche che con il re e la regina di bastoni voi riuscirete effettivamente, vedo che questo è già in atto ora, e perché qua abbiamo a che fare con una delusione, con un inganno che qualcuno vi ha fatto, uno o più persone, e voi riuscirete a uscirne in piedi, cioè non vi farete più toccare da quelle situazioni che vi hanno causato delle sofferenze. E vedo che tra l'altro qualcosa che riguarda questi tipi di inganni che voi invece ricevuto può essere anche nell'ambito giudiziario, perché no? Vedo che vi porterà un'abbondanza del raccolto, vedo che vi porterà un ricevere, che vedevo anche qui. Voi riceverete qualcosa, se voi state aspettando del denaro, una ricompensa,
Qua vi arriva. Assolutamente. E volevo dirvi che queste energie le potete sentire già da adesso fino anche nell'anno nuovo, ok? Non solo il 27 dicembre, ok? Allora, vediamo il libro delle risposte. Quindi il libro delle risposte, vediamo cosa ci dice per questa luna nuova. Altri potrebbero non essere d'accordo. Io adesso non so che cosa hai pensato, questo però riguarda la situazione che tu pensi. Probabilmente c'è qualcuno che non è d'accordo, magari con le tue scelte, magari questa persona che ti ha ingannato potrebbe essere che non è d'accordo con la situazione in cui deve stare, agli accordi che deve sottostare. Insomma, possono essere diverse le situazioni. Tu sai a cosa si riferisce. C'è qualcuno che potrebbe non essere d'accordo con le tue scelte e le tue decisioni. Ok? Volevo vedere anche, provo a prendere il pendolo. Quindi, pensate attentamente ad una domanda che abbia come risposta un sì o un no, ok? Mettete in pausa il video se necessario e vediamo qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo. Qual è la risposta alla domanda? Qual è la risposta alla domanda? Qual è la risposta alla domanda? Sì, allora a questa domanda non vogliono rispondere, quindi cerca di fare un'altra domanda. Concentrati e vediamo qual è la risposta a quest'altra domanda. Qual è la risposta a quest'altra domanda? Ok, qua ti dicono che sì. Qua ti dicono che sì. Allora, se hai guardato fino qui, lascia un cuoricino verde. Se lo farai, ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto, lasciami un like e condividi. E anzi, mettimi anche la luna piena che sarebbe la luna gialla, tutta gialla, con il segno del cancro. Quindi, luna piena, cancro e cuore verde. Porterà fortuna, abbondanza e prosperità. Vedo proprio dei soldi che arrivano, ok? Li ho proprio visti. Allora, quindi, se ti è piaciuto lasciami un like e condividi. E se non sei ancora iscritto al mio canale, ti offro una domanda gratuita con l'iscrizione che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Faccio anche consulti privati, potete contattarmi su WhatsApp, basta che non mi chiamate. E io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo. Ci vediamo presto in un prossimo video.